Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva. Concludiamo questo periodo di feste con la prima domenica di gennaio, e proprio perché oggi è la prima domenica di gennaio 2020 vorrei parlarvi di una cosa che probabilmente entrerà in funzione entro il gennaio 2021, forse comunque anche un po' prima. Sto parlando del secondo switch-off del digitale terrestre. Cambierà di nuovo il sistema televisivo, perché dobbiamo liberare le frequenze che vanno dai 694 ai 790 MHz. Ossia corrispondenti ai canali UHF che vanno dal 49 al 60. Queste frequenze, infatti, dobbiamo liberarle per renderle disponibili per il segnale telefonico 5G. E quindi sì, con buona pace di tutte quelle persone che sono lì a puntare il ditino e sbraitare che il 5G è dannoso per la salute, tralasciando o dimenticando completamente che queste frequenze sono state utilizzate non già dal segnale digitale terrestre, quanto addirittura negli ultimi, credo, 50 anni, proprio dal segnale televisivo analogico, perché sono appunto le frequenze corrispondenti ai canali dal 49 al 60 in banda UHF. Il segnale televisivo analogico è qualcosa di cui voglio parlarvi oggi, perché voglio parlarvi proprio del sistema televisivo analogico che è stato in funzione in Italia sino al gennaio 2006, quando c'è stato lo switch-off al completo digitale terrestre. Pertanto vedremo come funzionava il segnale televisivo analogico e quali erano le sue limitazioni, e ne parleremo in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. Grazie alle Smart TV abbiamo la possibilità di ricevere segnale televisivo completamente interattivo. Attraverso la connessione ad internet, giocando col telecomando, possiamo interagire con la TV. Ovviamente non è stato sempre così, e una volta, con la TV analogica, tutto quello che potevamo fare era ricevere il segnale televisivo. Come funzionava la trasmissione dei dati? Funzionava tramite trasmissione in formato analogico del segnale televisivo e del segnale audio, della traccia audio correlata. Questo avveniva su delle frequenze radio, nello specifico utilizzavamo due bande di frequenza, il VHF, che era suddiviso in 10 canali, A, B, C, D, F, G, H, H1 e H2. Semplicemente c'erano questi 10 canali in ampiezza di banda di 7 MHz, in cui doveva transitare il segnale video e il segnale audio. Dato che era molto limitante, con l'espansione del mercato televisivo, con la nascita di nuove emittenti, con la nascita di nuove esigenze, si crearono anche la quarta e la quinta banda UHF. In questo caso avevamo a disposizione ben 48 canali, dal 21 al 69. Sulla banda UHF, per via proprio del funzionamento della frequenza radio, i canali disponibili avevano un'ampiezza di banda leggermente più ampia del VHF, non erano più 7 MHz, erano 8 MHz. Ora, come funzionava il segnale televisivo? Si prendeva l'ampiezza del canale, per esempio nel caso dell'UHF 8 MHz, circa 3 MHz venivano utilizzati per la trasmissione del segnale audio in modulazione di frequenza. Dato che un segnale in modulazione di frequenza non ha bisogno di una banda così ampia, allora c'era la possibilità di utilizzare circa 1 MHz e mezzo, 2 MHz per avere un segnale di altissima qualità, o magari per avere un segnale di buona qualità, intorno al MHz e qualcosa, 1 MHz25, 1 MHz33, un segnale in buona qualità e un altro segnale in buona qualità, anche quello, avere due segnali paralleli per poter trasmettere un canale televisivo con due tracce audio separate, per esempio con l'italiano o con la lingua originale. Queste erano cose più che altro sperimentali, ma principalmente si trasmetteva la traccia audio in modulazione di frequenza, e quindi sì, con uno scanner noi radioamatori potevamo prendere le frequenze corrispondenti ai vari canali audio e ascoltare la traccia audio del segnale televisivo. La restante banda, 4 MHz e qualcosa, veniva utilizzata in modulazione d'ampiezza per la trasmissione del segnale TV analogico, del segnale video analogico. Ora, come funzionava il segnale video? Cioè, avevamo il tubo catodico, era il cannone che lanciava gli elettroni contro il pannello e disegnava le linee sul pannello. Si parla di, per il segnale PAL qui in Europa, di 625 linee da disegnare 25 volte al secondo, quindi 625 linee che fanno un fotogramma 25 volte al secondo, per cui il segnale televisivo descriveva questi 25 fotogrammi al secondo. In realtà descriveva 50 volte al secondo un mezzo fotogramma, perché venivano inviati interlacciati un colpo le linee pari e un colpo le linee dispari, quindi 25 linee pari e 25 linee dispari interlacciate fra di loro 50 mezzi fotogrammi ogni secondo, perché 25 dispari e 25 pari, e questo faceva il segnale TV. Era proprio la descrizione fisica dei livelli di intensità che
doveva avere il cannone nel lanciare gli elettroni che avrebbero eccitato i fosfori sul pannello. Ora, come ho detto, avevamo a disposizione 10 canali in banda VHF e 48 canali in banda UHF, fanno un totale di 58 canali, ossia un televisore sarebbe stato in grado di ricevere al massimo virtualmente 58 emittenti televisive. Per cui sì, tutti quei televisori che vendevano nei primi anni 90 in Italia, che dicevano di poter ricevere fino a 100 canali, erano una palese presa per i fondelli. 58 canali, per cui in ogni città avevamo a disposizione 58 emittenti televisive e ricevevamo 58 emittenti TV, che è limitante, però insomma sono una grossa quantità, giusto? Beh, quasi. Qui a Siracusa, in banda VHF, a memoria mia che sono un non più giovane 43enne, c'erano solo due canali TV. Rai 1, che trasmetteva sull'11 e sul 18, e Coper Capodistria, che ha trasmesso per molto tempo in banda VHF sul 12. Sulla banda VHF di 10 canali erano occupati solo 3 canali per 2 emittenti. Restava la banda UHF, dove c'erano a disposizione 48 canali. In questi 48 canali c'era da dividersi lo spazio, le emittenti nazionali e le emittenti locali. Le emittenti locali, che erano in due categorie, quelle proprio locali locali a livello comunale e quelle a livello regionale. Ora, c'era molta confusione nell'ambito delle frequenze, quindi nel luglio 1999 il governo fece una gara per l'assegnazione delle concessioni per le frequenze in ambito nazionale, perché non c'erano moltissime TV nazionali. Erano destinati, di questi 48 canali, 40 per l'ambito locale e regionale e 8 per l'ambito nazionale. Nello specifico stiamo parlando di 8 canali nazionali, ossia i 3 canali Rai, i 3 canali Mediaset, Rete 4, Canale 5 e Italia 1, e i 2 canali Telemonte Carlo, TMC e TMC2. TMC2, che veniva dall'acquisizione di Video Music e che poi fu ceduto a MTV Italia. Questi erano gli 8 canali nazionali, giusto? Beh, in realtà ci sarebbe una storia che riguarda proprio questa gara del 1999 e un imprenditore abruzzese, perché aveva tutte le caratteristiche per diventare un polo importante dell'emittenza televisiva italiana. Ma è una storia molto complicata e merita un intero episodio di Operazione Nostalgia che arriverà in futuro. Per il momento sappiate solo che c'erano queste concessioni nazionali e le concessioni regionali e quelle locali, quindi c'erano solo 58 canali disponibili e, per esempio, qua a Siracusa, tralasciando i 3 canali in banda VHF, nei 48 canali UHF complessivamente erano presenti 35 emittenti, quindi ricevevamo a Siracusa 37 emittenti. Perché ci sono 48 canali? C'erano tutti questi canali occupati eppure c'erano solo 35 emittenti sulla banda UHF? Perché le emittenti nazionali utilizzavano due canali a seconda del ripetitore che era coinvolto. Qui a Siracusa c'era il ripetitore di Montelauro, che sta in alta montagna, che trasmette a tutta la provincia, ma anche il ripetitore cittadino di Torre Z. E queste due stazioni, alcune emittenti, le trasmettevano su due canali differenti. Per esempio, il segnale di Canale 5 era trasmesso da Montelauro sul 21 e dalla Torre Z sul 29. Il segnale di Telemonte Carlo, poi divenuto la 7, da Montelauro sul 32 e da Torre Z sul 51. E avanti di questo passo, quindi una serie di canali doppi già levavano un po' le quantità, per questo erano disponibili 35 canali complessivamente, 37 considerando i due canali VHF occupati. Però c'erano molte realtà locali e molte altre realtà che volevano diventare nazionali, che spingevano per aprire il mercato. È arrivata la possibilità di utilizzare il segnale digitale terrestre in Time Division Multiple Access, in TDMA, permette di inviare sullo singolo canale non più una singola emittente, ma di ospitare più emittenti differenti, siano esse di TV in definizione standard, TV in alta definizione con alta qualità audio, addirittura semplici stazioni radio, quindi anche segnali solo audio. Su ogni singolo canale è possibile ospitare molti più segnali, molte più emittenti, e quindi questo permette di espandere ulteriormente il mercato e permette anche allo Stato di guadagnare sulle concessioni, che diventano non più semplicemente 8 concessioni nazionali, ma possono diventare molto elevate, perché possiamo avere a disposizione sui 58 canali occupabili quasi 600 emittenti. Con la modifica del 5G ci saranno altre variazioni, cambia nel frattempo la tecnica del segnale, però la quantità di emittenti disponibili sia in ambito locale che in ambito generale è molto elevata. Quindi questa era la TV analogica, su un singolo canale una singola emittente in modalità completamente analogica. C'è dovuto fare lo switch off perché l'invio del segnale digitale avviene in modulazione d'ampiezza e l'invio del segnale analogico avviene anche questo in modulazione d'ampiezza. È un escamotage quello di inviare il segnale digitale in AM, perché il segnale digitale è una sequenza
frequenza di 1.0 che si danno creando delle ampiezze ben prestabilite delle onde, ma naturalmente il segnale in AM digitale porta disturbi al segnale AM analogico che deve descrivere la forma d'onda, per questo si è fatto lo switch off. Comunque questa era la TV analogica, sapevate che c'erano queste limitazioni, che non si poteva ospitare più di 58 emittenti complessivamente, ma che in realtà a disposizione c'erano solo 8 emittenti nazionali e 50 emittenti locali, ma poi ce ne sono state effettivamente molte di meno? Ci sono delle emittenti locali che vi ricordate magari con particolare nostalgia? Io naturalmente ricordo con particolare nostalgia Video 66, l'emittente in cui ho lavorato per tanti anni, ma a parte queste particolari storielle c'è qualcosa che mi volete raccontare sulle emittenti analogiche di una volta? C'è qualcosa che non sapevate o qualche altro dubbio che avete in merito al segnale televisivo, magari in merito allo switch off su 5G? Comunque farò un video in cui vi parlerò anche del 5G. Ma per il momento parliamo un po' dell'ambito televisivo nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!